Buongiorno, sono le 5 di mattina. Ho sonno, ma bisogna partire per la Got League. Pausa colazione, ci vuole, dobbiamo caricarci. Kevin, cosa stai facendo? No, mi hanno detto che ci servono i parastinchi, sono obbligatori, io non ce li avevo e siamo andati a fermare a comprarli. Non potevano dire prima, no? Mannaggia. Ed eccoci qua, dopo un lungo viaggio di 5 ore siamo arrivati al campo. Godiamoci questa Got League. Ed è iniziata quindi così la mia prima giornata alla Got League. Ho incontrato un po' di amici e poi sono andato a cercare il tavolo della mia squadra così da conoscere i miei compagni. Inizialmente c'è stata un po' di attesa, poi direzione spogliatoio per cambiarci, questa è la mia maglia, la numero 8, e poi foto per il torneo. Ragazzi, siamo con il capitano della squadra, il Rosso. Io ho avuto già la fortuna di giocare insieme a un giocatore fenomenale, perché io lo sa, lui lo descrivo un giocatore fortissimo. Capitano, oggi come vedi questa squadra? Bene. Bene, ma non benissimo. Non va bene, bene. No, bene, vedremo, vedremo. Adesso andiamo a mangiare, perché già non vedo che bisogno di mangiare. Muove poco la bocca. Andiamo a mangiare, dai, che è meglio. E dopo queste prime parole del capitano, che hanno dato sicuramente entusiasmo alla squadra, era ora di andare a mangiare. Una bella insalata di pollo, qualche chiacchiera e poi abbiamo conosciuto il presidente della squadra, Favij. Buonasera. Ultima spiegazione sul regolamento e poi finalmente toccava a noi. Ragazzi, prima partita, ci stiamo iniziando a scaldare, giochiamo contro la squadra di ZV e insomma, ho visto già le prime partite, sono abbastanza competitive, molto alto il livello agonistico e vediamo cosa riusciremo a fare. Noi non ci conosciamo e adesso stiamo un po' iniziando a conoscerci, ci scaldiamo e capiremo. Onestamente è molto caldo, non so cosa potremmo fare, però ci proviamo e vediamo come va. Dai. Adesso dai, iniziamo a scaldarci che sennò è un problema. Quindi dopo un po' di riscaldamento è arrivato il momento della prima foto di gruppo e poi direzione campo per il nostro esordio nella Got League. Io ho iniziato dalla panchina e quindi vi posso far vedere poco della partita. Sono entrato nel secondo tempo e secondo me la prima partita è la migliore che ho fatto di tutto il torneo. Giocavamo contro la squadra di ZV ed ecco, mi sono mosso tanto, ho fatto un po' di sponde e il momento cruciale secondo me è stato questo. Cioè palla di Stefano, che io taglio praticamente con comunque un rimpallo, riesco a prenderla, la allargo sull'esterno e poi palla in mezzo e ecco, questo era rigore clamoroso. Rigore che però, vi anticipo, se non l'avete già visto, che non c'è mai stato dato. Quindi la partita è rimasta sul 2-1 quando potevamo andare sul 2-2 e poi all'ultimo secondo succede questo. Dopo il fallo e il VAR. E allora mette ultima azione, sale anche Manuel Di Mango, l'auto è di sinistra, stanno difendendo tutti, però hanno lasciato Ahmed libero, si sono dimenticati di Ahmed che rientra con il mancino. Sì! Gol di Ahmed e si va sul 3-3 e conclude così la partita in pareggio. Ed è il nostro primo e unico punto del torneo. Sì. È andata così, ve lo anticipo già. Partitone questa prima, 3-3 all'ultimo. La fatica, il livello è molto molto alto e secondo me è un pareggio che sarà importantissimo per il girone. Adesso abbiamo la seconda, poi vediamo. Beh, prima dell'inizio della seconda partita però c'è stato un momento di pausa e io ne ho approfittato per spiegare al nostro presidente Favij come calciare lo shootout presidenziale che sicuramente avrebbe avuto nell'arco del torneo. Spoiler, nonostante l'allenamento il rigore poi l'ha avuto, ma l'ho sbagliato, anche se non l'aveva calciato male. Poi abbiamo fatto una sfida di rigori che potrete vedere negli altri miei profili social e infine un momento di relax tutti insieme prima di iniziare la seconda partita. Seconda partita, ci siamo. Dopo la prima vediamo come va questa. Una partita molto calda, ricordiamo che arriva carica di polemiche questa, perché
Seconda partita, che cosa dire di questa partita? Finita 3-2 per la squadra di Sespo, affrontavamo loro e quindi noi abbiamo perso questa seconda partita, nonostante dopo la prima comunque avevamo forse un po' di aspettative. Ecco, è stata la partita che insomma mi ha fatto innervosire tanto. Infatti non ho molte clip di questa partita, soprattutto anche dopo, perché ero molto nervoso, ho giocato niente praticamente qualche minuto e non ho capito il perché, e questo mi ha dato molto fastidio. Vi devo chiedere scusa magari perché non ho fatto clip, però in quel momento ero veramente tanto tanto nervoso e quindi è andata così. Io vi chiedo ancora scusa per non avere le clip dopo la partita per sapere che cosa ne pensavo. Però ripeto, è stata la partita che mi ha fatto provare meno emozioni di tutte, ero nervosissimo e quindi niente, direi di passare al secondo giorno, perché la terza partita del girone l'abbiamo giocata nel secondo giorno di Got League. Secondo giorno qua a Milano per questa Got League, finito il riposino in hotel, colazione fatta e adesso siamo in strada per andare al campo e vediamo se riusciamo a passare questo girone, perché è tosta, il livello è molto alto come abbiamo detto ieri. Oh, c'è un mezzo. E quindi siamo tornati al campo, riscaldamento prepartita. E poi il nostro obiettivo era solo uno, vincere. Era l'unico risultato che contava per provare a passare il girone. Ultima partita di questo girone, ci siamo riscaldati. E adesso si va. Sarebbe molto molto importante vincere. Vediamo cosa riusciamo a fare. E quindi parte così questa nostra ultima partita della Got League, che ho giocato anche qua partendo dalla panchina. Mi è piaciuta molto questa iniziativa di Stefano, questo inserimento che ho provato a fare dopo che ho scaricato palla. Ho visto che lui stava guardando con la testa alta e ho detto a tutta forza provo a inserirmi. Qua un calcio d'angolo che sono andato a prendere da vicino, ho provato a difendere la palla, a rigiocarla di tacco, ci sono riuscito e poi è andato via, insomma. Tutto così. Anche in questa partita, come magari potete vedere da questa occasione, io ho provato sempre a farmi vedere, a muovermi tanto, ma ho ricevuto pochissime volte la palla. Questa è una delle poche occasioni dove l'ho ricevuta alla fine, che poi mi sono spostato praticamente terzino di sinistra. Ho provato a prendere campo, sono salito, ho scaricato palla che è arrivata dall'altra parte, ho visto la possibilità di un cross, mi sono inserito, infatti la palla è arrivata a me, ma insomma il cross non era neanche male, ma non sono altissime, quindi non ci sono arrivato. Questo invece è l'episodio che in questa partita insomma mi ha un po' amareggiato, cioè un fallo che ho fatto, non volontario, sì il contrasto c'è stato ma nulla di che, infatti il giocatore, poi insomma noi abbiamo avuto modo di parlare, sappiamo che non è stato cattivo il fallo, che lui è caduto su se stesso, si è girata la caviglia e però si è fatto male insomma, e insomma mi dispiace davvero tanto per questo e anche per questo motivo non vedete molte clip dopo in questo caso, in questa partita, perché ero con il giocatore a provare insomma a capire la situazione, a scusarmi e non mi sentivo ecco di andare davanti alla telecamera dopo che si era fatto male, anche un po' per colpa mia perché il contrasto di gioco l'ho fatto io, però era un semplice contrasto di gioco, non era un contrasto cattivo, ci tengo insomma che capiate questo perché con il giocatore è tutto chiarito, non c'è stata nessuna cattiveria, nessuna intenzione di far male da parte mia e lui disponibilissimo, quindi tranquillo, non c'è stato nessun problema, sono cose che capitano. E questo vale anche con il presidente della loro squadra, ovvero King Ash, che comunque abbiamo chiarito tutto, infatti tranquillissimo, sono cose che succedono, non preoccuparti, quindi davvero li ringrazio per questa comprensione. E quindi dopo quest'ultima partita, ultima volta in spogliatoio per cambiarsi, e la nostra esperienza è finita qua. Ragazzi, si torna a casa dopo questa esperienza, siamo usciti un punto, quindi due sconfitte e un pareggio, è andata così e niente, mi sono comunque divertito, si torna a casa con la maglietta tra l'altro che qua, e soprattutto l'acqua che è importante in questi casi che è caldissimo, è stata comunque ripeto una bella esperienza nonostante tutto, ringrazio tutti quanti e niente, dai. Torniamo a casa che abbiamo 5 ore di macchina e tocca pedalare. E quindi ragazzi finisce qua la mia esperienza, la Got League, un girone insomma non andato come si sperava, un solo punto, due sconfitte. Però vabbè, comunque nonostante tutto, nonostante magari a volte, come vi ho detto, sono stato molto nervoso per magari aver giocato poco, va bene lo stesso, mi sono divertito, io ringrazio davvero la Got League per l'invito, è stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto tante nuove persone, mi sono trovato davvero molto bene anche con la team manager, lo staff, tutti quanti, davvero nulla da dire, esperienza fantastica.
fantastica. Spero che anche a voi possa essere piaciuto il racconto della mia esperienza. Vi invito a lasciare mi piace al video per supportare al massimo il canale, iscrivervi e attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi nuovi video. Vi ricordo che anche in descrizione trovate i link per gli altri social. Negli altri social troverete qualche sfida, qualche backstage dietro le quinte, insomma, che magari non trovate qua su YouTube, quindi soprattutto su Instagram, ragazzi, vi invito a seguirmi anche là. E niente, il video finisce qua. Io vi ringrazio davvero tanto per il supporto che mi hai dimostrato ogni giorno e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.